Francesca Lamantia, autrice e scrittrice di questo libro, parlane in modo particolare, da dove è iniziata, da dove è venuta fuori questa idea? Allora, questo libro nasce da un film che ho realizzato che si chiama La memoria che resta ed è un film che è uscito nel 2016, è diventato film evento, ma soprattutto è diventato un film consigliato dal Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università per tutte le scuole d'Italia, dalle elementari all'università. Questo film parla della guerra in Italia. Allora, la domanda poi che mi sono posta è come poter raccontare ai bambini queste ore di girato, che sono 250 il materiale d'archivio che ho raccolto da testimonianze dirette, e come ho ascoltato queste storie. E tutto questo è diventato una sorta di racconto che, senza pensarci, ma scrivendolo, mi rendevo conto che era qualcosa diretto ai bambini, ma non perché volessi farlo, ma perché io ho ascoltato queste storie come una nipote, in realtà. E le persone che ho intervistato all'epoca erano bambini, per cui erano imbevuti di fascismo. Dove sta la presa di coscienza di questo personaggio, di Nino appunto, e perché Nino sta funzionando come personaggio? Nino funziona come personaggio perché Nino ha una consapevolezza poco a poco, tramite gli incontri con gli adulti, tramite il percepire la mancanza di libertà, che è il tratto distintivo della dittatura di ogni colore. Ed è quello alla fine di essere un imperfetto bambino, perché è un sognatore, perché è un po' paranoico, perché è un po' testardo, perché è un po' buffo, e quindi riesce in ogni modo a essere diverso. Ed è la diversità che salva dalla dittatura. Francesca, un libro indirizzato ai bambini, ma nello stesso tempo lo consigliamo anche agli adulti, no? Io credo che questo libro abbia assolutamente diversi tipi di lettura. Anzi, per dire in modo più preciso, abbia diversi livelli di lettura, che sono quelli per un'infanzia, quindi per i bambini, che molte cose comunque non le possono capire o comprendere, quindi poi è anche un libro per lettori di scuole medie inferiori, ma anche dei primi anni di scuole superiori, ma soprattutto libro per adulti. Infatti, a fine libro troviamo le appendici, per esempio, no? Appendici che spiegano cos'era la scuola fascista, il ruolo dell'educazione fisica, ma mi sono molto soffermata su qualcosa di cui non si parla quasi mai, cioè la guerra in Etiopia. La guerra in Etiopia che poi ci valse l'alleanza con la Germania, le sanzioni da parte dell'Europa, l'uso dell'iprite, tutte quelle cose che alla fine noi, che passiamo sempre per italiani brava gente, tendiamo a dimenticare. Oggi ci troviamo al The Publisher Hub di Termini Imerese, nel belvedere mitico di Termini, dove sarà presentato un libro dal titolo Una divisa per Nino, il fascismo narrato ai bambini. Il libro è di Francesca Lamantia, ma a presentarlo è Fausto Clemente, che noi conosciamo benissimo. Io sono molto lieto di essere stato chiamato da Francesca a presentare questo libro, perché nel panorama della letteratura per bambini e per adolescenti è uno di quei testi che si distinguono per la difficoltà del tema. In genere la letteratura si rivolge ai bambini attraverso le dimensioni dell'avventura, della fantasia, della magia e così via. Ma parlare di una realtà così difficile, così tragica anche come è stato il periodo fascista e il clima del fascismo in Italia nel secolo scorso, nella prima metà del secolo scorso, è cosa sicuramente ardua. Secondo me Francesca Lamantia ci riesce benissimo, perché utilizza un metodo narrativo che, dietro l'apparente linearità e chiarezza del discorso, nasconde tutta una serie di significati, di interpretazioni, di simboli, che sono peraltro rinforzati anche dalle bellissime illustrazioni di Matteo Mancini, che sono un corredo indispensabile del testo. Io credo che sia un evento editoriale significativo, soprattutto considerata la scarsità di argomenti del genere destinati ai bambini,
Invito tutti, anche gli adulti in verità, a leggerlo, perché non manca di suggerimenti anche per gli adulti. Come tutti i libri in fondo ben fatti, anche questo è un libro che è destinato ai bambini, ma non guasterebbe che lo leggessero anche gli adulti.